Con Valentina Sileno parliamo di turismo. Il gruppo Scelgo Arezzo fa due atti di indirizzo che parlano di turismo e turismo che riguarda anche il mondo delle due ruote, gli amanti del ciclismo. Sì, noi crediamo che il cicloturismo, quindi un turismo ecosostenibile, sia la direzione giusta. Abbiamo firmato da poco in Consiglio Comunale, abbiamo approvato da poco in Consiglio Comunale il Green City Accord, che va proprio in questa direzione, quindi un turismo di qualità e soprattutto anche ecosostenibile. Noi crediamo in questo, ma crediamo anche che la disponibilità delle piste ciclabili sul territorio comunale vada ampliato. L'ultima variazione dei lavori pubblici è stata approvato comunque la variazione delle piste ciclabili soltanto per 9 chilometri, quindi è abbastanza riduttivo rispetto a quello che potenzialmente il Comune può fare su questo settore. Quindi cerchiamo effettivamente di investire nelle piste ciclabili, in quello che è il turismo, quello che può dare il turismo al territorio aretino e con proprio un investimento complessivo secondo me su questo settore, perché il turismo comunque attrae investimenti, attrae soldi, attrae comunque colma diverse necessità. Quindi un turismo anche sostenibile? Sicuramente, quello è importante. Noi abbiamo fatto delle iniziative anche con il Monte Lignano e Lignano Bikers proprio per questo. Crediamo che il cicloturismo sia sostenibile, rispetti anche le normative europee e quello che è il Green, come dicevo prima, il Green City Accord proprio approvato da poco. Ecosostenibile su tutto il territorio comunale. Confidiamo nelle prossime variazioni comunque dei lavori pubblici, le prossime delibere, per sperare che si istanzi qualche altro finanziamento sulle piste ciclabili proprio.